rimane poco perché non c'è stata una progettualità per pianificare il futuro, il dopo Expo, e conseguentemente dopo il fallimento del bando di quest'anno, dove si offriva appunto ad aree private che non ha suscitato alcun interesse, per ragioni peraltro economicamente abbastanza evidenti, e si è cercato, si sta cercando di occupare quest'area. I vari progetti che sono stati presentati sono a nostro avviso per un verso o per un altro fallimentari. Partiamo da Human Technopole, nulla contro l'istituto, ma sicuramente molto contro il pianificare un'operazione di questo tipo senza un bando internazionale pubblico, senza dare la possibilità a tutti gli operatori di poter accedere all'area, ma non solo all'area, anche a tutti i finanziamenti che arrivano dallo Stato. Ancor peggio la scelta inerente alla statale, il trasferimento dell'Università Milanese. Perché? Perché non vi era necessità, in quanto Città Studi poteva bene essere riorganizzata, mantenendo quindi le sue peculiarità, e d'altro canto perché gli spazi che saranno destinati all'università non saranno oggettivamente sufficienti, questo con gli standard europei, a quelle che sono le necessità dell'Università Milanese. Questo peraltro comporterà un ulteriore danno, perché per evitare di dire la politica attuale, che attualmente amministra la Lombardia, ma anche il Comune di Milano, per evitare di dire che non vi era un progetto futuro, si è scelto di attuare lo spostamento della statale e conseguentemente lo svuotamento di Città Studi anche lì, senza un ulteriore progetto. Noi avevamo fatto una proposta in campagna elettorale, avevamo proposto che quest'area rimanesse a disposizione per ogni studio inerente alle energie rinnovabili, per ogni applicazione finalizzata ad abbandonare l'utilizzo dei combustibili fossili. Questo nostro invito è rimasto vuoto. Potevano fare tante altre cose utili, ma sicuramente la mancanza di pianificazione ha determinato un vuoto per il futuro. Ci auguriamo che questo non importi danni più seri di quelli che oggi si possono prevedere.